Radio Radicale, siamo con Giorgia Meloni, leader dei Fratelli Italia. Oggi avete presentato la vostra candidatura per le suppletive di Roma Centro. Pensate che questo scontro faccia venire in qualche modo alla luce le contraddizioni in questa maggioranza? Beh, le fanno già venire le candidature perché ci sono diverse candidature del campo del centro-sinistra, più quella del Movimento 5 Stelle, sulla quale si misura questa amministrazione e in ogni caso Gualtieri è ministro dell'intera maggioranza. Noi abbiamo contrapposto la candidatura di Gualtieri, quella di Maurizio Leo, per disegnare, diciamo, due modelli economici, da una parte quello del ministro tassatore, dall'altra quella di un esponente della società civile che ha anche, insomma, offerto la sua opera in politica, che è per esempio l'inventore della tassa piatta sui redditi incrementali, cioè della storica proposta di Fratelli d'Italia per tagliare le tasse. E così, diciamo, proviamo a disegnare due modelli, da una parte chi tassa e dall'altra chi vuole tagliare le tasse. Io devo registrare qualche preoccupazione su questa campagna elettorale perché è il primo caso in cui un ministro in carica, con il potere di cui dispone, si candida in un collegio durante elezioni Dopo che si era suppletive. dimesso da europarlamentare. Dopo che sarei emesso da europarlamentare e con 400 nomine da fare, con molte promesse che si possono fare e con una violazione che si annuncia evidente della par condicio. Ecco, come trova il fatto che il Movimento 5 Stelle si presenta contro il suo ministro dell'Economia? Beh, è una riprova della grande schizofrenia di questa maggioranza, però diciamoci la verità, anche se loro mettono il loro candidato perché la Raggi deve fare finta che esiste su Roma, il candidato loro è Gualtieri. Per cui chi vota Gualtieri deve sapere che sta votando anche per il Movimento 5 Stelle. Senta, per quanto riguarda, l'ultima domanda, per quanto riguarda la convention di Italia Viva, che cosa approva di quello che ha detto Renzi ieri sulla prescrizione? Qualcuno ha accusato Renzi di fare il tandem con Salvini, che ne pensa? Guardi, io non ho alcuna simpatia per Renzi né per Italia Viva, però penso che il tema della prescrizione sia un tema sul quale tutti quanti si devono misurare secondo coscienza, cioè qui il tema non è la maggioranza, l'opposizione, il governo va a casa, il governo tiene, qui il tema è vogliamo o non vogliamo difendere lo Stato di diritto in Italia? La norma sulla prescrizione così come immaginata da Bonafede, in assenza di norme sui tempi dei processi, sulle celerità dei processi, è una roba che mina lo Stato di diritto in Italia. Grazie a Giorgia Meloni. Ciao.